Buongiorno a tutti, ben arrivati, ringraziamo la partecipazione soprattutto e anche del sostegno che iniziativo all'Associazione dei produttori Caravan Camper. Oggi presentiamo un disegno di legge per noi molto importante che riguarda per la prima volta in assoluto un'iniziativa sulla rottamazione, incentivo alla rottamazione dei veicoli Caravan e Camper. Nel nostro paese. Innanzitutto volevo salutare portarvi i saluti dell'onorevole Cenni che è venuta, è stata presente in sala fino a pochi secondi fa, che è una sostenitrice anche lei dell'iniziativa da tempo che abbiamo intrapreso, ci siamo conosciuti anche rispetto alla costruzione di questo disegno di legge e ha assicurato, poi lo dirà meglio la senatrice Valentini dopo, anche da tutta la collaborazione dei colleghi della Camera dei Deputati a seguito dell'iniziativa anche con la presentazione di un disegno di legge analogo o identico alla Camera dei Deputati per dare forza all'iniziativa. Qui presente in sala anche la senatrice Silvana Mani che è cofirmataria del disegno di legge che anche lei sostiene con forza queste idee per settori produttivi del nostro paese che sono, come dire, non di nicchia, ma come dire, un po' trascurati, potremmo dire, dal mondo politico, anche perché forse meno conosciuti, no? E quindi noi abbiamo giustamente accolto l'invito e lo abbiamo curato a tempo. Voglio salutare anche tutti i rappresentanti dell'Associazione Produttori di Campari e delle altre associazioni qui rappresentate del settore, che sono molto numerosi e una politica di rappresentanza, e un saluto anche ai nostri amici che si occupano di un settore simile o quantomeno che riguarda sempre la mobilità su strada, che è la presidenza e tutti i responsabili dell'ANSA nazionale, che è l'Associazione Nazionale dei Corridori Stradali, e la presidenza della Federazione Italiana sui Corridori Stradali, anche due importanti categorie e associazioni che si occupano anche loro di settori diversi ma che riguardano sempre la viabilità, il traffico e il lavoro su strada. Quindi questo per noi è importante perché anche con loro stiamo facendo un lavoro comune, un percorso comune di sostegno. Ma alcune considerazioni veramente che vanno fatte. Dicevo all'inizio che abbiamo la senatrice Valentini ha incontrato per la prima volta un anno fa circa, forse un po' meno, un po' meno di un anno fa, ci siamo scambiati una serie di opinioni e è stato subito colto l'importanza di questo settore produttivo per il nostro paese, concentrato tutto in una zona della Toscana, in larga parte, insomma, il distretto della Valdelsa, e quindi ci è sembrato subito importante creare qualcosa insieme a loro, perché non ci chiedevano, tra virgolette, o non chiedevano contributi associativi o favori o chissà quale altra sostegno, ma una qualcosa che la prima richiesta che ci hanno fatto è aiutateci a riparare gli incentivi previsti sull'IVA agevolata al 4% per chi ha un disabile in casa, anche per chi vuole acquistare un camper in casa. Quindi una cosa, come dire, sacrosanta, legittima, che non aveva nessuno sfondo, se volete, sì, c'ha uno sfondo commerciale e industriale, ma dedicato essenzialmente a famiglie che hanno un bisogno di portare anche persone disabili magari in vacanza perché non possono andare in altre strutture, quindi sappiamo bene le difficoltà che ci sono anche nel mondo alberghiero, di accoglienza vera per queste persone, o quantomeno ci sono disabili che non possono andare in albergo per vari motivi. Qui sono migliaia di persone, migliaia di famiglie che in Italia hanno questi problemi, e se noi riuscissimo a dargli una mano potrebbe essere un grande vantaggio per tutti. Su questo abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare, siamo ancora in attesa di una definizione definitiva della cosa, per dirvi su cosa ci siamo confrontati come primo momento. Quindi questo è un momento importante. Dopodiché abbiamo costruito insieme a loro tutta una serie di dati che poi illustreranno anche loro e che verranno
verranno meglio dettagliati più avanti. Altre cose io non le vorrei dire perché sennò scopriremo tutti gli argomenti della giornata. Comunque volevo dire e sottolineare che oltre alla senatrice Amati qui presente hanno firmato il disegno di legge la senatrice Albano, il senatore Astorre e il senatore Moscardelli, che non sono presenti ma insomma hanno contribuito e partecipato ai lavori del disegno di legge. Quindi io direi che potremmo dare la parola al presidente della APC sicuramente per una relazione introduttiva che illustra il settore, tutti i numeri del settore, al presidente dell'APC, il dottor Gian De Hans. Prego. Scusa. Prima di tutto ringrazio che noi possiamo essere oggi qui, è un onore per noi, ma l'argomento è molto urgente, questo vediamo fra poco. Vorrei ringraziare la senatrice Valentini e anche Amati per il loro supporto. Scusate il mio dialetto, ma sono mezzo italiano, mezzo tedesco, appunto si sente anche questo. Si sente. Sono Gianni Haas, presidente della APC, Associazione Produttori Caravan e Campo. Due o tre parole sull'APC, è nata nel 77. E rappresenta tutte le aziende che lavorano in Italia, le aziende italiane, ma ovviamente anche aziende straniere che sono presenti sul mercato d'Italia. Vogliamo promuovere il nostro settore, la nostra forma di vacanza. La nostra industria ha non solo un grande mercato in Italia, almeno in passato, la nostra industria ha anche un grande bacino di lavoro in Italia, che praticamente è locato nella Toscana, dove nel passato è stato costruito il 15% del mercato europeo. E questo è un dato molto importante. Un altro dato importante è che oggi lavorano 5.500 persone nel nostro settore, non solo nelle nostre aziende, nelle nostre fabbriche, ma anche in tutta la filiera, cominciando dai fornitori fino ai concessionari. Cominciamo con i dati e vi presento prima i dati che sono meno colorosi. Questo è il mercato europeo e si vede nel 2007 in tutta Europa sono stati immatricolati 90.000 unità motocaravan e ricordo di cui il 15% sono stati prodotti in Italia. Poi con la crisi economica nell'anno 2008, poi la vera crisi nel 2009, tutto il mercato europeo è crollato, ma solo per un certo periodo. Poi abbastanza veloce diversi paesi sono recuperati, come la Germania, che oggi ha superato la soglia del 2009, anche la Norvegia e anche altri paesi come la Spagna che hanno subito un calo forte, sembra che hanno passato il valle. Invece il nostro mercato Italia, e questo è l'argomento per cui siamo oggi qui, e questo, quando si vede questi dati, ci passano tutti i costruttori e tutta la filiera, ci passano gli ultimi anni e abbiamo subito una situazione molto difficile. Un mercato che crolla da 15.000 unità a probabilmente 3.400 quest'anno, una riduzione di quasi l'80%, per altri settori o per altri paesi non si può capire come siamo andati avanti. Il motivo è perché le persone con l'aumento IVA, il potere di acquisto, l'aumento di carburante, la situazione finanziaria hanno bloccato l'acquisto dei nuovi prodotti. Noi come aziende siamo riusciti fino ad oggi a gestire la situazione, abbiamo fatto tagli forti anche sul personale, sui costi, abbiamo usato i ammortizzatori sociali come cassa integrazione, come contratto di solidarietà e anche la mobilità. Ma adesso è arrivato il punto che non si può reggere neanche più con questi strumenti questa situazione. Ci vuole una manovra molto più importante per dare una spinta al nostro mercato. Qui si vede anche i dati della produzione,
Dal 2011 la produzione è calata da 12.600 a 8.200. Siamo riusciti a tenere abbastanza su un livello alto in confronto del calo della produzione in Italia, l'export. Abbiamo aumentato la quota dell'export. Che cosa è da sottolineare? Che non è una crisi del nostro settore, della nostra forma di vacanza. Assolutamente no, poi porto anche i fatti. È una crisi che è legata alla crisi finanziaria, al potere di acquisto, alla volontà di spendere soldi e consumare in un ambiente molto insicuro. I valori della nostra forma di vacanza è la libertà di viaggiare nel paese Italia, ma anche fuori Italia, di essere indipendente, di partecipare alla vacanza molto stretto con la famiglia e di scoprire nuovi luoghi. Questi sono i fatti emozionali. I fatti invece sui numeri sono che ogni anno, su un livello stabile, 5,7 milioni di turisti vengono in Italia o sono in Italia per viaggiare con il campo, con la roulotte, con la tenda, per viaggiare in plein air, in libertà. Questo porta un valore all'Italia di 2.600 miliardi di euro, che è un impatto alto e porta praticamente solo 5 minuti in più. Oh, fantastico, allora come ce la sei? No, volevo dire che il ministro è disponibile a aspettare. Perfetto, grazie. Io le ho detto di ok, porta un valore al paese di 2 miliardi e 600 mila euro e questo praticamente non solo nei centri turistici ma anche nella piccola Italia, nei piccoli paesi dove i nostri campanisti possono godersi la loro vacanza e questo è un valore importante per l'Italia. Un altro indicatore è la fiera. La fiera è annuale dove noi presentiamo i nostri nuovi modelli, ma non solo i nuovi modelli, ma anche la forma di vacanza che è importante. Nonostante che il mercato è crollato, e qui si può prendere anche un paragone sul nautico, dove anche il mercato è calato, ma anche il flusso sulle fiere è calato. Qui invece abbiamo un aumento dei visitatori sulla fiera, e la fiera italiana è la seconda fiera d'Europa secondo i visitatori dopo di Sudan. Questo è anche un indicatore importante che non abbiamo una crisi della forma di vacanza. Ok, arriviamo al punto cruciale. Come detto prima, noi abbiamo usato tutti gli attrezzi che si può usare come imprenditori, come amministratori delegati, come concessionari, abbassando i costi, ma anche abbiamo investito forte in questi ultimi anni, usando anche fondi del passato, investendo in una rappresentanza sulle fiere nonostante il mercato calato, investendo in marketing, in azioni di pubblicità, in azioni per aumentare la nostra presenza nell'export. Ma siamo arrivati, come si dice in Italia, alla frutta. Molto chiaro, siamo arrivati alla frutta e qui posso parlare come presidente dell'APC, ma anche come amministratore delegato di una di queste aziende. Se si va avanti così, un calo così, dobbiamo fare tagli forti in futuro e vogliamo evitare questi. Per questo è molto importante che adesso si fa una manovra giusta per incentivare l'acquisto dei nuovi veicoli. Per questo è stata sviluppata questa proposta, perché non vogliamo solo fare una manovra per aumentare le vendite. Questa è una manovra intelligente che poi alla fine porta anche a una rinnovazione del parco che sta circolando, che significa anche un impatto sull'ambiente. Significa questo, questa azione è mirata su tutti i veicoli Euro 0 e Euro 1 che oggi esistono su un parco di 200.000 unità in Italia, esistono quasi 80.000 pezzi che girano, ogni fine settimana si vede una marea, perché la forma di vacanza piace, ma hanno un'emissione inquinanti del prodotto e hanno neanche più tutti i dispositivi di sicurezza che ci vogliono per questi mezzi.
Per questo la nostra proposta è di dare un fondo al nostro mercato di 12 milioni da parte del Ministro dello Sviluppo Economico per il 2015. I 12 milioni saranno investiti nella rottamazione dei veicoli usati che si prende su una, in pianta su una vendita di nuovo, con un contributo di 8.000 euro da parte del governo e oltre un contributo dai concessionari e anche dai costruttori. Significa che abbiamo una cifra molto importante che sicuramente dà una spinta ai clienti di ripensare e di promuovere il suo consumo, il suo acquisto di un nuovo mezzo. La nostra base della calcolazione, se si guarda il mercato, è molto probabile che con un incentivo come questo possiamo recuperare almeno 1.500 unità. E questo è importante perché alla fine è un investimento da parte del governo, ma è anche un ritorno. Perché se questi 1.500 veicoli saranno acquistati, sarà anche un impatto sull'IVA, che porta a un impatto di 16,2 milioni, che abbiamo già un superato l'investimento iniziale. In più, e questo secondo me forse anche un effetto ancora più importante per i lavoratori delle nostre aziende, noi come costruttori, ma anche i concessionari, possono ridurre subito cassa integrazione, contratti di solidarietà, e significa si riduce anche il supporto da parte degli industri di superare questa crisi che purtroppo dura già troppo lungo. In totale, se in questo best case noi riusciamo a vendere i 1.500 veicoli in più, è abbastanza fattibile, guardando i dati del passato e la voglia di viaggiare ancora con i nostri mezzi. Alla fine è investimento con un ritorno abbastanza veloce, basato sulla IVA e basato sul lavoro che si può creare riducendo gli ammortizzatori sociali. Altro impatto importante, come ho detto prima, è l'impatto su emissioni. Emissioni dei veicoli Euro 0 e Euro 1 sono 263 grammi a chilometro CO2. Con i nuovi motori della nuova generazione, Euro 4 e Euro 5, si può ridurre notevole questa emissione, e si parla alla fine, se guardiamo qui al fondo, parliamo di 876 tonnellate CO2 all'anno. E questa è una riduzione anche notevole, che alla fine anche questa porta a uno stato a risparmiare a costi che succedono poi dopo con la visione troppo alta. Altri argomenti che noi da parte di questo portiamo avanti e che sono importanti per noi è l'agevolazione fiscale all'acquisto dell'autocaravan per le famiglie con disabili, abbiamo sentito anche prima. Un altro progetto a livello europeo è di riuscire a avere un utilizzo per la patente B a una tornata fino a 4.250, e qui ci serve anche l'aiuto del governo italiano, dei parlamenti italiani. E poi andiamo avanti con il nostro concorso per i comuni di aprire nuove risorse per i nostri clienti, così non hanno solo il mezzo, ma sanno anche dove possono andare. Concludendo, i fatti importanti, sottosegretario, per lei, che noi siamo, come detto, arrivati alla frutta, questa industria, tanti complimenti, e io lo vedo anche con un altro occhio perché vedo altri paesi, venendo la mia vicinanza alla Germania, le aziende sono riuscite a gestire una crisi che è incredibile, e vorrei vedere la Germania con una crisi come questa. Non so quanti siamo qui, siamo riusciti a gestire una crisi usando gli ammortizzatori sociali, offrendo il servizio che serve al cliente finale che vuole viaggiare, ma siamo arrivati a un punto che dobbiamo fare una mossa forte, un supporto forte da parte del governo. Grazie per la sua attenzione. Presidente, è stato molto chiaro nella esposizione e ha confermato la giustizia dell'iniziativa che oggi stiamo portando avanti. Io darei subito la parola al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, il senatore
Lucini, prego. Grazie, mi scuso per il ritardo, mi scuso perché dovrò ripartire per la Calabria. Però quel disegno di legge che Daniela ha presentato assieme a lei e altri parlamentari del Roma in prima fila, l'amica Amati, non è un disegno di legge come molti di quelli che si presentano. Appartengono a diverse categorie i disegni e le proposte di legge. Ci sono quelli che servono a perimetrare e a presidiare il territorio. Quindi si fanno, dopodiché che fine fanno? Poi intanto lo presento e poi vediamo. Poi ci sono quelli che si fanno in prossimità di provvedimenti del governo di un certo tipo, ad esempio quando arriva la legge di stabilità o arriva la vecchia finanziaria o arrivano provvedimenti mostre, nel senso di provvedimenti grossi, riforma sanitaria eccetera, i partiti tendono a presidiare la loro posizione mettendo una bandiera. Ci sono degli scritti bellissimi di La Palombara sui disegni di legge bandiera, c'è tanto, mi fermo lì, poi discutiamo col governo e vediamo chi si sposta dal proprio punto di vista. E poi ci sono disegni di legge come questo che hanno una concretezza e una, non un desiderio di diventare reali, ma una possibilità di diventare fattibili molto alta. Lo dico perché prima di venire al convegno organizzato ho provato a costruire un percorso anche che riguarda il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che poi alla fine quello diventa, Daniela lo sa benissimo, non l'unico interlocutore, perché la sentinella è sempre il MEF, è una sentinella che l'avessero avuta i francesi nella seconda guerra mondiale, i tedeschi ancora starebbero serenamente, tranquillamente dentro i loro confini. Però al di là del MEF poi il soggetto ministeriale di riferimento è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Due condizioni base, una già detta, la ripeto dal Presidente, c'è un numero imponente, una misura imponente di calo delle vendite, la quale come sempre avviene di fronte a un calo porta dietro delle conseguenze, occupazione, diminuzione del PIL eccetera eccetera eccetera, impatto sul territorio violento. È un impatto sul territorio che conosco bene perché una parte rilevante della produzione italiana avveniva non lontano da dove io sono nato e abito, Toscana, un pezzo della Toscana, Valdelsa Fiorentina, Valdelsa Senese, quindi tra la provincia di Firenze e la provincia di Siena, e non solo. Seconda considerazione, in questo campo non è un campo per tendenza dissimile a quello delle auto. Qui si ha una presenza che è una presenza, definiamola, popolare. Se io vedo il mercato delle auto, vedo un crollo dal 2007 che soltanto da qualche mese dà piccoli segni di inversione, ma piccoli significa piccoli. Vanno benissimo, andate a vedere i dati di vendita delle Maserati e delle Ferrari, vanno perfette. Maserati più 466%, Ferrari più 508% di vendite. Il che conferma, non è una novità, Piketty ci ha scritto un tomo di 900 pagine lavorando sull'economia europea negli ultimi 200 anni. Nei momenti di grande crisi, quando si aprono delle faglie sociali profonde, chi sta in alto va ancora più in alto, chi sta nel mezzo precipita verso il basso, chi sta in basso sta ancora più in basso. È una ripartizione, mi rendo conto, un po' grezza, però è esattamente così. Quindi le Ferrari e le Maserati dimostrano che chi sta in alto va ancora più in alto. Ora, siccome qui si entra nel campo di valutazioni che rischiano di diventare oggettive, da soggettive, oggettive significa che noi avremo un elastico temporale di una fragilità economica italo-europea non breve. Questo non significa che il PIL non tornerà a salire, eccetera. Io parlo di un ritorno a pre-2006-2007. Il ritorno al pre-2006-2007 non sarà, dice, succede l'anno prossimo. Magari. Allora noi dobbiamo abituarci a lavorare su un calendario che sia un calendario perlomeno medio. Il calendario medio in politica è il calendario di una legislatura più o meno. Allora, se è così, tu devi prevedere delle misure
che abbiano nel periodo del calendario medio una soglia di sostenibilità e di cambiamento. Quindi deve prendere le misure che possono apparire anche atipiche, ma che atipiche già non lo sono più, perché se andate a vedere la sblocca Italia dell'attuale legge di stabilità, che Daniela conosce bene, già lì ci sono misure che riguardano ad esempio l'ecobonus, forme mantentive delle abitazioni che non sono mica lontane da questa previsione. Si applicano agli immobili, ma la tipologia, la predisposizione a muoversi non è lontana da questo disegno di legge. Lì intervieni per sanare, per restaurare, per migliorare dal punto di vista energetico e ambientale, e qui che si fa? Uguale, no? Anziché applicarlo su tre piani, lo applichi su un attrezzo che si muove su quattro ruote, eccetera, eccetera, eccetera. Questa logica, che ha questo movimento ispiratore, è una logica che nei prossimi provvedimenti noi troveremo ancora, che riguarderanno vari pezzi della nostra comunità e della nostra vita associata, dei luoghi nei quali abitualmente viviamo. Cito un'altra caratteristica, anzi altre due, che possono essere d'aiuto e che forse vanno messe in sinergia rispetto al disegno di legge. Prima, è cosa che sulla quale ho messo gli occhi poco fa, sull'ultima slide che il vostro Presidente ha presentato. Noi siamo nel rinnovo del codice della strada. La legge delega è stata approvata dalla Camera e al Senato. Il Senato ha preso l'impegno di vararla entro nei giorni immediatamente precedenti Natale, quindi diciamo da oggi a una quarantina di giorni. Ciò che serve nel codice della strada, virgola, anche se il codice della strada ha una caratteristica che fuoriesce dalle ragioni contingenti, che non è che fa il codice della strada oggi per cambiarlo fra un anno e mezzo. Cioè, non deve avere il codice della strada la stessa sorte del codice degli appalti, che è stato fatto, poi nei cinque anni successivi sono figliati, come dicevo Leana Pallasci, un'ottantina di articoli nuovi che hanno modificato poi l'assetto del codice degli appalti iniziali. Però se c'è una tendenza durevole nel tempo a una previsione di complicazione e di fragilità, il codice della strada può trovarne. Lì dentro ci può essere il diritto di cittadinanza. Qui c'è una proposta nell'ultima slide, valutiamola se ci può stare o no sulla patente. Poi c'è la valutazione negativa, ma intanto si valuta. La valutiamo, condividiamo o non condividiamo con i tecnici e gli esperti. Voglio dire che il codice della strada è ora e può essere utilizzato ora per metterlo in sinergia con l'altra ragione, e chiudo su questo punto, è tutto quello che riguarda un elemento centrale nelle smart city. Allora, comunque la Sicilia, ed è un tema sul quale stanno arrivando non soltanto idee, ma dall'Unione Europea anche un po' di finanziamenti, in modo tale da consentire all'Italia di chiudere la forbice, o perlomeno di limitare la forbice di distanza che ci separa con molte altre piccole, medie città europee. Quando si parla di smart city, comunque tu riesca ad aggredire il problema, ti rimane in mano l'uomo nero. E l'uomo nero è sempre, l'uomo nero nel senso non negativo, è sempre la compatibilità eco-ambientale, sempre quella, sempre. Che può declinare in vari modi, che va da quella, diciamo, più tradizionale dello spazio cittadino da dedicare a un'organizzazione dello spazio cittadino nella quale devi investire per, fino al finanziamento agevolato che riguarda abitazioni e auto che abbiano queste caratteristiche e non altre. Nella riforma del TPL, che approderà il Consiglio dei Ministri tra una decina di giorni, trasporto pubblico locale, anche lì c'è esattamente la stessa previsione, Daniela, che ispira il disegno di legge. C'è anche lì l'ipotesi di liberare le strade italiane da autobus ormai vetusti, cioè mettere fuori uso completamente gli autobus che sono esattamente
gli autocaravan delle due categorie che si cerca di superare passando attraverso un finanziamento degli 8.000 euro, eccetera, eccetera. Lo dico perché se la logica ispiratrice di questo disegno di legge si muovesse come diciamo, è un cartello elettorale, dicevo lo fa, no, ha un senso perché sta dentro a questo triangolo di categorie, quindi è compatibile con un orientamento. L'ultima questione riguarda la tenuta finanziaria, perché altrettanto spesso presentiamo, l'ho fatto anch'io da senatore, l'ho fatto da deputato, proposte di legge e poi dice ma insomma la copertura finanziaria, tanto lo scrivo, va sulla stampa locale, Cinecini ha proposto l'acquisto dei microfoni, il regalo dei microfoni gratis a tutte le scuole italiane, poi dopo mi preoccuperò di dire chi paga, intanto lo fa. Ecco, in questo caso no, perché c'è una correlazione e c'è una tenuta, è già stata spiegata per una parte l'IVA che rientra e ci sono delle buone ragioni, peraltro già verificate in parte in passato nel mercato automobilistico, in parte in passato, che hanno dimostrato di essere nella condizione di rilanciare in parte quel mercato senza gravare sul bilancio dello Stato. Ecco, è questa parte che può apparire a chi legge da fuori come residuale, per chi la legge da dentro è fondamentale, perché per lo stato del nostro erario ormai, se non dai non solo una motivazione, ma anche una copertura, A uguale A, B uguale B, la possibilità di vedere marciare alcune cose viene frenata ab imo, cioè un parte nemmeno. Per come si muove ormai la sentinella MEP. Quindi qui c'è, e ho concluso Daniela, questa doppia positiva condizione. Ci sono le caratteristiche che fanno stare in piedi il disegno di legge, apprezzato da chi si occupa del mio ministero stamattina, e c'è una tenuta di ordine finanziario. Sono due buoni elementi per cominciare a discutere. Aggiungo una valutazione finale. Questo disegno di legge, io non escludo, e siccome scusate, il tema, no, grazie, sono la sigaretta. Siccome le pressioni che provengono dal mercato automobilistico cominciano a diventare robuste, che non tutti sono Ferrari e Maserati, ma il 90% è forse anche il 92%. No, insomma, diciamo è sotto la Ferrari e la Maserati, non è escluso che possa emergere con una certa rapidità inizio anno un provvedimento che riguardi quel mercato lì, perché poi dietro ci sono posti di zona, non ci sono discorsi e basta. Mi spiegavano che il 30% circa del prodotto finito auto tedesco è figlio di imprese italiane, prodotto in Italia. Ci sono pezzi di auto tedesche che vanno sul mercato e dominano ancora i mercati, che è fatto da aziende in Lazio, fino al 30% è tanta roba, 30 su 100 è tanto, sono imprese, sono operai italiani che lo fanno per l'altra qualità, per l'eccellenza, per la creatività, perché abbiamo una lavorazione dei pellami che ha caratteristiche che altri non sono in grado di manipolare ancora, perché abbiamo una tradizione, una, molto più di una consuetudine. Quindi non è escluso che possa emergere un provvedimento attaccapanni nel senso onnicomprensivo di questo mercato. Se dovesse essere ispirato dal governo, forse, e dico forse, la strada potrebbe essere più veloce che non quella del disegno di legge. Quindi ecco, teniamo le armi, il moschetto al piede, perché se quella strada dovesse essere aperta, nulla vieta che un ramo dell'attaccapanni venga ristirato. Grazie. Diciamo che con i cuscini della chiarezza anche necessari che l'impegno che ha preso in questa sede, continuiamo i lavori.
la dottoressa Francesca Donini, direttore generale dell'APC, per alcune ulteriori considerazioni. Poi la senatrice Valentini. Non mi dilungherò molto, è stato già detto tanto e poi lascio subito la parola alla senatrice Valentini. Volevo sottolineare l'importanza di questo traguardo per l'associazione per APC. Un traguardo fondamentale in essere qui oggi in quest'aula del Senato e poter contare sul supporto di un ministro, un supporto di senatori, un supporto degli onorevoli. Forse per la prima volta veramente la voce di un'associazione è stata presa in considerazione ed è stata ascoltata. Differentemente da quanto è successo in Italia nel comparto dell'automotive, la nostra realtà, la realtà del turismo, del caravanning, del turismo in libertà non ha mai potuto avere il supporto di una serie di incentivi e questo per noi è estremamente fondamentale perché a differenza di altre manovre ci permetterebbe veramente da poter uscire, di sollevare la testa da un momento estremamente difficile. Quello che ha sottolineato il presidente dell'associazione, cioè che questo esborso da parte del governo verrebbe recuperato in brevissimo tempo, nel giro di un anno, se nel base case 1500 veicoli venissero acquistati a fronte di una rottamazione, il recupero da parte del governo dei 6 milioni di euro è dimostrato da dei calcoli estremamente semplici che abbiamo messo a disposizione nelle ultime due slide che trovate inserite all'interno del materiale che abbiamo distribuito e offro il mio supporto per darvi tutti i dettagli e i chiarimenti a riguardo. Abbiamo intrapreso questa strada come associazione all'inizio dell'anno con grandi perplessità, tanti incontri, eravamo inizialmente scettici, poi via via abbiamo visto che le cose insomma prendevano sempre più ampio spazio e oggi comunque sia siamo arrivati fino a qui e abbiamo trovato dei parlamentari che ci hanno ascoltato. Speriamo di raggiungere questo traguardo, è solo l'inizio, noi ci crediamo fortemente e ringrazio anche tutti coloro che hanno supportato l'associazione in questo disegno di legge. Passo la parola alla senatrice Valentini. È cambiato, più moderni siamo. No, io vi ringrazio tantissimo, intanto ringrazio voi dell'associazione, ringrazio la senatrice Amati che sta qua, che è venuta e che ha sostenuto con grande forza e ha collaborato tantissimo a questa proposta di legge e a tutti voi che siete qui e anche rappresentanti di coloro che per quali stiamo lavorando insieme al vice ministro Nicini per i soccorritori stradali che sono qui come una testimonianza anche importante che quando si fanno belle cose si cerca di allargare il più possibile, no? Siamo un sistema economico, siamo una comunità anche e quindi tutto quello che si fa a favore o a sostegno di alcune categorie poi di fatto diventa un motore, è un circolo virtuoso che porta ad altre categorie che possono trovare in questo la forza di andare avanti e anche la fiducia che possiamo fare anche per loro. Quindi questo è molto importante che oggi io sono stata molto felice di essere qua anche voi, perché anche con loro stiamo facendo un percorso analogo a quello che facciamo con voi. E io non è che ho tante cose da dire, perché il vice ministro Nencini, che ringrazio, mi dispiace che è andato via, ma l'ho già ringraziato prima che andasse via, ci avevo già parlato prima, abbiamo lavorato molto in squadra anche con lui, perché ha dato anche delle risposte, ha cercato di individuare anche lui come il governo delle risposte per poter fare un gioco di squadra tra noi che presentiamo una proposta, un disegno di legge e tra il governo che può fare la sua parte anche inserendo questo disegno di legge in qualche modo per fare prima nelle iniziative, nelle azioni che il governo farà nei prossimi mesi. E questo a me per esempio mi riempie di gioia perché molto spesso
noi facciamo le nostre proposte di legge, anche con la deputata, con l'onorevole Susanna Cenni, ci siamo messi d'accordo e anche loro presenteranno un'analoga proposta di legge. Voi sapete, il bicameralismo deve andare prima in commissione, poi al Senato, poi va alla Camera, quindi il fatto di avere anche colleghi alla Camera che stanno facendo con noi questo percorso aiuterà anche i tempi di una eventuale legge da approvare. Però certo, se noi riusciamo insieme al governo a inserire, diciamo, alcune manovre significative per voi, per questa categoria, prima di portare anche a casa la legge, sarebbe, diciamo, l'ideale. Perché certo non ci sfugge che la crisi è forte, morde, c'è una crisi fortissima, e che quindi non possiamo aspettare troppo tempi, troppo lunghi in questo caso, perché il crollo del mercato è molto forte e quindi, come dire, dobbiamo dare risposte, non dico immediate, ma quasi, come dire, sarebbe bello guardarle subito, però insomma non possiamo aspettare i tempi troppo lunghi, perché, come diceva prima il Presidente, se c'è un crollo che è tantissimo, si è dimezzato, no? Il calo del mercato è fortissimo, anche se non è altrettanto, non è forte la voglia di fare la vacanza in quel modo, no? Io sono d'accordo con lei, anche perché penso che chi fa in vacanza col caravan, col camper, va in vacanza, sono le famiglie, sono coloro che magari non ce la fanno andare in un albergo, non ce la fanno ad affittare una casa, e quindi è molto popolare, no? E va incontro a un ceto che invece ha voglia di fare, di continuare a fare le vacanze, non solo perché ama l'aria aperta, la libertà del viaggio, ma anche perché è più accessibile economicamente, e forse questa è una risposta anche forte alla crisi che c'è, anche di disoccupazione. E poi magari parleremo, se riusciamo a fare questa manovra insieme, anche parleremo con quali criteri si vende un camper, un caravan a famiglie che magari lavorano e non hanno magari quel famoso contratto a tempo indeterminato che permette di fare la finanziaria, le rate, no? Cioè dobbiamo tutti insieme qua fare qualcosa che aiuti anche da questo punto di vista, no? Per poter dare anche occupazione e venderli, no? I famosi 15.000 nuovi, perché io ho fiducia che si potrà fare questa, di poter comprare i 15.000 nuovi caravan e camper. Quindi io penso questo, che noi possiamo da una parte mandare avanti e fare incardinare questa proposta di legge al Senato, perché c'è ed è un punto fermo, politico fermo. Da questo punto fermo noi partiamo a 360 gradi, cioè non faremo solo questo, non siamo così, come dire, preparaocchi, e non è un caso che c'è il viceministro, che doveva venire pure il sottosegretario Baretta, ma avrà avuto qualche contrattempo perché ci teneva in modo particolare, perché a noi non ci sfugge che c'è un problema col MEF, ma dove Incini con grande garbo dice c'è la sentinella MEF, è chiaro che noi capiamo che c'è un tema col MEF da affrontare, però avere un alleato come il Ministero dei Trasporti più i senatori della Camera e del Senato, riusciamo forse meglio, come dire, a aprire la porta del MEF, no? Da questo punto di vista. Quindi noi possiamo lavorare a 360 gradi, avviare e fare in modo che si avvii questa manovra il più presto possibile. Anch'io penso che il governo prima o poi, e Nencini l'ha detto oggi, e penso che lo dice a ragion veduta, perché magari ne discuteranno al Consiglio dei Ministri, che tutta questa crisi e questo calo di mercato delle automobili porterà sicuramente a fare qualcosa, qualche manovra, e quindi noi siamo già pronti, noi siamo qua, siamo pronti per fare in modo che a questa mia manovra si possa collegare la proposta di legge, e quindi la questione della manovra del 12 milioni di euro per il fondo per la rottamazione. Cioè noi dobbiamo stare un po' attenti, allerta, vigilare,
ma questo con Silvana facciamo sempre, noi ogni volta in modo molto concreto facciamo sì le proposte di legge, ma poi sappiamo che intorno alle proposte noi costruiamo e lavoriamo su iniziative laterali dentro il governo e nel sistema, perché altrimenti sarebbe, come dire, una bandierina che non serve a nulla. Seconda questione, noi possiamo, anche perché andremo a discutere il codice della strada entro dicembre al Senato, lo stiamo già facendo per i soccorritori stradali, quello di inserire sull'albo dei soccorritori stradali nel codice della strada, e questa questione che poneva Mencini e che c'è già qua, è che nella vostra proposta, sulla quale si è lavorato anche prima, non ci si è riusciti, quella del supporto per l'utilizzo della patente B, questa noi possiamo presentare con Silvana un emendamento per il codice della strada, perché questo è un altro pezzetto che può aiutare a, come dire, a sbloccare anche un po' il mercato. E quindi sono due impegni che possiamo prendere, che non sono due impegni piccoli, concreti. Uno è concreto sulla patente B, l'altro è il lavoro politico intorno a questa proposta di legge. Un lavoro politico a 360 gradi, d'intesa col Vice Ministro, cercando adesso di recuperare di nuovo i sottosegretari al MEF, parlando eventualmente anche con De Vincenzis insieme a Baretta, col Ministro attuale, insomma, come dire, fare la nostra azione per fare in modo che nel più breve tempo possibile, dico breve, lo so che la politica quando dice breve non è molto affidabile, nel senso che, però noi cerchiamo di fare il più possibile, ecco, dare delle risposte molto concrete, perché questo è un mondo, come tanti mondi, ma un mondo che ha bisogno di essere affrontato in corsa, perché dopo sarà difficile recuperare se non lo affrontiamo in corsa subito. E quindi noi ci mettiamo tutte, il nostro impegno c'è stato, ci abbiamo lavorato molto, perché quando sono venuti, è venuta la dottoressa a proporci questa questione dei 12 milioni di euro, la prima cosa che abbiamo chiesto, ma è fattibile? Cioè noi non siamo abituati a fare cose che poi non sono, che costano e che poi ci rispondono, siccome costa dobbiamo tagliare, lasciate perdere. Siamo abituati a fare i conti, a fare proposte che poi per lo Stato diventano, come dire, un'entrata importante, che possono diventare un'occasione importante per lottare contro la disoccupazione, per gli ammortizzatori sociali, come dire, abbiamo fatto bene i conti su questa manovra, l'abbiamo fatta insieme, vi ringraziamo che voi l'avete fatta per noi, noi l'abbiamo solo accolta, abbiamo cercato di fare molto ascolto in questa occasione. Perché l'ascolto era fondamentale, perché io per esempio non conoscevo questo mondo, non sono della Toscana, sono del Lazio, sono di Roma, quindi come dire, quando siete arrivati ho cercato di ascoltare molto, ci avete convinti, abbiamo scritto nero su bianco quello che voi avete detto, sono contenta e soddisfatta che il Vice Ministro ha detto questi conti, l'ho fatti vedere al Ministero delle Infrastrutture, i conti che voi avete scritto, avete fatto nella proposta di legge, sono compatibili e sono, diciamo, convincenti. Quindi auguriamo a tutti quanti noi un buon lavoro e grazie di essere qua e arrivederci e alle prossime. Grazie a tutti di essere venuti, di aver partecipato, chiaramente come dicevamo è l'inizio di un percorso, no? Saremo insieme per raggiungere l'obiettivo finale, che è quello della rimessa in moto di un settore produttivo molto importante per il nostro paese dal punto di vista della qualità e dell'innovazione. Diciamo. A posto, grazie.